Oggi tocchiamo questo fatto importante, scusate, voglio andare un po' di corsa a questi primi incontri, perché poi vorrei molto soffermarmi su delle cose che vedrete, anche sempre com'è nell'aria e come piace alle cicale e al vento, che è questo fatto del rilassamento, no? Una grande difficoltà nel rilassamento, ecco, io dico sempre che la meditazione non è training autogeno, la meditazione non serve a farti sentire meglio, la meditazione serve a farti morire. Questo fa molto paura, ma è la verità. La meditazione porta al punto in cui sparisci. E questo non ha niente a che fare col training autogeno. Il training autogeno ti aiuta a stare un po' meglio. Ti aiuta, ti concentri, pratichi, visualizzi, usi delle tecniche interiori. C'è sempre un io che fa. La meditazione invece è la fine dell'io. E questo invece è qualcosa di molto, molto diverso. È qualcosa di mistico, di spirituale. Schiena dritta. Di un attimo schiena dritta. Occhi chiusi. Il fatto che io non chiuda gli occhi non vuol dire non li devi chiudere tu, eh. Io sono un guardone, ma tu chiudi gli occhi. Scusa. Chiudi gli occhi soltanto per un po'. E porta l'attenzione ai suoni intorno a te. Osserva il canto delle cicale, osserva il canto del corvo, osserva la danza del vento e degli alberi che ci ballano dentro. Rumori lontani. Qualcuno si muove. Diventa semplicemente ascolto, semplice attenzione, pura attenzione. Non fare nulla, non sforzarti. Semplicemente osserva, fermati e guarda. Questi 2 minuti di silenzio li voglio far fare, ti ci voglio far giocare affinché tu ti accorga di come quello che accade tra il canto della cornacchia e il silenzio, tra il canto della cornacchia e la quiete, è il me. Tra la cicala e la quiete è il me. Tra il vento e la quiete è l'io. Che cosa voglio dire? Voglio dire che il vero rilassamento è l'assenza dell'io, allora c'è solo la quiete e la cornacchia. Il falso rilassamento è io faccio rilassamento. Capisci la differenza? Il training autogeno è un abbellimento dell'io, stai meglio, ti senti pieno di energie, ti aiuta. Non sono negativo al training autogeno, tanti medici lo usano e sono assolutamente favorevole, ma per favore non chiamatelo meditazione, è molto diverso. Il training ad oggi non ti porterà mai all'illuminazione, mai. È una tecnica che ti aiuta un po' a sentire le parti e cose. La meditazione invece crea illuminazione, è spirituale, è mistica, ha a che fare con la vera religione. Quando sono nel vento, se l'io non c'è, c'è solo il vento. Quando sono ascoltando il suono delle cicale, se l'io non c'è, c'è solo la cicala. Detto questo, puoi capire la storia che ti sto per raccontare. È la storia di un maestro taoista. Un suo seguace o un praticante, gli allievi, i maestri taoisti non erano mai maestri, non accettavano mai seguaci, insegnavano, ma non accettavano mai adepti, non volevano mai allievi. E questo a me piace tantissimo e sono veramente rispettoso di questo. Una persona andò da lui e
disse: Maestro, tu parli di un silenzio particolare, di un silenzio profondo, di un silenzio che io non riesco a sperimentare. Il maestro gli disse una cosa bellissima. Gli disse: quando il vento soffia, c'è solo il vento. Invece c'è tu e il vento. Quando il fiume scorre, e si dice che fossero su lungo il torrente, c'è solo il suono del telefono. Fantastico. È il pacemaker, capita. Quando il fiume scorre, c'è solo il fiume che scorre. Invece ci sei tu, in riva al fiume che scorre. Da buon maestro taoista andò avanti con circa 26-27 esempi. Io adesso la faccio breve. Ma è esattamente questo. Capisci? Ed ecco che cos'è la meditazione. Ed ecco perché dico che la meditazione è una morte. Se tu sperimenti gli stati più profondi di meditazione, se una persona ti prende e ti porta negli stati più profondi di meditazione, non ti piacerebbe. Perché lo associeresti a essere morto. Non solo non sei pronto, ma più che non sei pronto, non lo vuoi. E io lo dico sempre questo, e non voglio offendere nessuno. La meditazione ti porterà fin dove tu senti di arrivare, ed è buono questo. Ma i passi più profondi sono per chi è pronto a morire. Finire, svanire. Un pizzico di sale lanciato in mare. Ne esce più pulito, purificato, abbronzato. Torna in ufficio più gagliardo e tosto. No, non torna. Svanisce. E questo è quello che dicono tutti i mistici, in linguaggi diversi, in modo poetico, in modo drammatico. San Giovanni della Croce, per esempio, un bellissimo mistico cristiano, lo dice proprio con note drammatiche addirittura, quasi fosse un assassino di se stessi. Ed è vero. Buddha lo dice in modo altrettanto potente. Lao Tse lo dice, scusate la parola, cazzeggiando. Lao Tse è il mistico del gioco, a me piace tantissimo. E lui lo dice e non lo dice. Lui dice: la meditazione è gioco, 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 finché smette il gioco, perché non c'è più nessuno che gioca. Bellissimo. È un vero mistico. È fantastico. Quindi perché dico questo? Perché la discesa a zero, che tanti di voi già conoscono, lo so, è proprio questo. È qualcosa che usi inizialmente, ma che poi finisce. Non sei tu che dici: adesso smetto di fare la discesa a zero. Semplicemente non c'è più il tu. Però all'inizio le pratiche aiutano, ed è una cosa utile. È come sempre i maestri orientali usano questo parallelo, no? Bellissimo, della canoa che ti aiuta a attraversare il fiume. Arrivato sulla sponda del fiume, la canoa non solo la devi lasciare, ma portartela dietro sarebbe solo un freno. I maestri orientali a volte non dicono che quando la canoa arriva sull'altra sponda del fiume non ci sei più tu. Ma forse è anche buono questo, fa anche un po' paura, no? Ma è la verità. La morte è spaventosa. E quando vivi la morte in meditazione, non morirai più. Arriverà la morte fisica. Ed è questo che i cristiani dell'origine volevano veramente dire. Io penso che a volte noi l'abbiamo un po' frainteso con la risurrezione del corpo fisico e cose del genere. Ma quando muori interiormente, in preghiera o in meditazione, la morte fisica arriverà. Tra 10 anni, tra 50 anni, tra 3 giorni per Sant'En, ma arriverà. Ma tu non muori più, perché l'hai già sperimentata. È bellissimo questo. Ma adesso anche veniamo a noi. La discesa a zero ti può portare a un livello di training autogeno, di benessere, di visioni, puoi vedere delle cose, ti può capitare, io per esempio mi ricordo benissimo di Fabio Romano, che è stato uno dei miei maestri di Kung Fu, che scesi nella discesa a zero e la mia visione idilliaca fu questo mio amico fratello, perché è veramente un fratello spirituale per me, che gli si strappava la camicia sotto l'ascella. L'ho sentito la sera, ho detto: ti si è rotta la camicia oggi, eh? E gli si era rotta la camicia. E proprio anche quello sotto l'ascella, una camicia bianca, come avevo visto, no? E queste sono cose che capitano, ma non è il fine della meditazione. Diventare un mago non è meditazione. Il mago è ancora un sé stratosferico, spaziale, meraviglioso, ma ancora un sé. Un sé che stupisce gli altri, che stupisce se stessi, che forse fa anche miracoli, non lo so questo, però che è ancora presente, ben radicato, non molla la presa. In genere si dice: tieniti forte perché adesso attraverseremo cose forti. In meditazione è il contrario. Meno ti tieni e più attraversi cose forti. Capisci questo? Lasciar la presa e sprofondare nelle cose più forti della vita.
tenerti saldo vuol dire non andare da nessuna parte, non muoverti, non svanire, non scivolare in più in profondità. Quindi quello che adesso faremo, e che tanti di voi già conoscono, altro non è che un modo e una via alla morte. E questo lo dico chiaramente perché tanti fa paura, ed è buono che affronti questo. Man mano che la tua consapevolezza si apre, man mano vengono a galla morti che hai già vissuto. E questo è sano, è sano. Non devi smettere di andare a pesca perché ti ricordi di 18 morti. Non devi smettere di amare le donne perché ti ricordi di 18 morti. Puoi fare qualsiasi cosa, apri soltanto te stesso. Noi invece abbiamo l'idea che se inizi a vivere delle cose, divento un santo. E se divento un santo, addio snowboard. E ci limitiamo. Capisci cosa voglio dire? Addio pittura, addio teatro, addio cinema. E questo non lo voglio. E invece è un'idiozia. Ricordalo questo. Più vai in profondità e più diventi te stesso. E più diventi te stesso e più sei unico. Non devi diventare simile a qualcun altro che sai che è andato in profondità. Questa è la grande paura. Veramente la ritroverai dentro di te. La ritroverai lì. La paura di smettere di fare ciò che ami. Invece più vai in profondità e più praticherai con amore. Anche sapete che io sono un apneista incallito, anche cacciatore subacqueo incallito, no? Snowboarder, anche mi piace tantissimo. E alcuni mi dicono, ma te come fai? Fai meditazione? O fai una cosa o fai l'altra? Le scelte falle tu. Io faccio tutto. Io amo tutto. E anzi, più vado sulla tavola, più vado in apnea, più la meditazione è profonda. Perché dobbiamo scegliere? Perché dobbiamo presentare una nostra immagine di noi stessi, capisci? Ed è quello il freno al rilassamento. Se io ho l'immagine di me stesso rilassato, mistico, sarò in crisi davanti a una donna che mi piace. E se io ho l'immagine di me stesso playboy, che va con tutte le donne, che mette incinta mezzo mondo, avrò difficoltà davanti alla meditazione. La mente dice, scegli. E in questa stessa scelta, il guerriero affoga. Ricordalo questo. Non devi fare alcuna scelta, devi semplicemente vivere di più. Non ti far prendere dalla stupidaggine essere o fare. Più sei nell'essere e più fai con amore. Stai attenta a questo, puoi fare qualsiasi cosa. Fosse anche una camminata in shopping con i tuoi amici. Sarà una camminata in shopping con i tuoi amici mistica. Capisci? Ma forse adesso ho tirato un po' le cose troppo avanti. Lo vedrai scendendo dentro di te. Il più grande freno al silenzio è l'immagine di te stesso che vuoi presentare. La persona intelligente, la persona acuta, la persona sensibile, la persona figa, la persona che fa questo e facendo quello ovviamente fa solo quello. E ti poni un limite. E la meditazione è la fine dei limiti. E quando sei davanti a un limite, per quanto bello, io sono il mistico, io sono l'illuminato, io sono quello che ho poteri, per quanto sia bello, è sempre un limite. Per quanto sia una catena d'oro, è sempre una catena. Non importa che sia una catena di diamanti o una catena di piombo, la meditazione è la fine di qualsiasi immagine di te stesso. Ma allora dopo cosa accadrà? E il maestro Zen ride e dice, vai a vedere. Bene. Nella discesa a zero useremo vari modi, ci servirà molto le prossime volte perché la useremo per andare in profondità anche nel passato, nell'infanzia, nelle altre vite, poi vedrete questo, anche nel lavoro della sessualità, eccetera. È importantissima la tua attenzione, non il tuo fare. La tua attenzione è più importante del fare. Se da bambini ce l'avessero detto, saremmo già tutti più facilmente meditanti. Invece da bambini è il fare che è importante, o il non fare. La tua attenzione è secondaria. Quando la maestra a scuola ti dice stai attento, non ti sta dicendo sii attento, ti sta dicendo smettila di ascoltare quegli uccelli fuori dalla finestra e ascolta me. Cioè ti sta dicendo preferisci me agli uccelli, ti sta dicendo scegli, capisci? Scegli me alla tua distrazione, scegli me ai tuoi pensieri, scegli me ai tuoi sogni. E da bambino, già che sei inconscio, sei aperto, sei vulnerabile, ti entra dentro. Devi riscavare questo e entrare in un'attenzione che è priva di scelta. Non scelgo il suono delle cicale al parlare. Suono delle cicale, parlare è tutt'uno. È l'attenzione dei mistici, è l'attenzione dei meditanti. È l'unica vera attenzione. Ed è totalmente diversa da quella che a scuola ci hanno semplicemente detto stai attento. Bene.
quando nella discesa a zero parlo di attenzione, parlo di questa vera attenzione. Un'attenzione che non ti stanca tenere, perché non la tieni. È un tuo stato dell'essere, non è un tuo fare. Fai attenzione. Osserva la nostra lingua com'è stupida in questo. La parola stessa di fare attenzione vuol dire che non è attenzione. Se fai attenzione, prima o poi ti stancherai. Se vado in bicicletta posso fare 2000 km, 5000 se sono Fausto Coppi, ma mi stancherò perché è un mio pedalare. Mi segui? Ma la vera attenzione è un essere semplicemente qui ed ora. Non solo non ti stanca, ma più sei attento e meno sei stanco. Ed ecco sui banchi di scuola la ricreazione perché il bambino è stato attento 3 ore, ora è stanco. Un giorno capirà che non era attenzione, un giorno anche i professori forse lo capiranno. Ma questo è importantissimo, tu lo devi vedere subito. L'attenzione del meditante non è l'attenzione in cui tu fai qualcosa. Che cosa vuol dire? Lo devi sentire. Lo devi sentire, ognuno lo sente in modo diverso. Bene, ora alziamoci un attimo. Facciamo un ciclo di Nei Kung. Gambe semiaperte, apro le scapole, spingo giù con tutta la forza trattenendo il respiro, diventa più lungo, vai a toccare gli alberi, pronti, via, ciao. Mani sui fianchi, anche una delle due anche, inizia con una delle due anche, quella che tu vuoi, su, giù, l'altra su, giù, l'altra su. L'altra su. E torna. Bene. E giù distesi. Prima, scusate, prima ascoltatemi. Paolo dov'è? Eccolo lì. Stasera non avremo l'incontro dopo cena perché è ancora presto. Da domani inizieremo a avere, diciamo così, carne sul fuoco. Nel senso, vedrete. E da domani avremo anche gli incontri dopo cena. Ora ti porterò nella discesa a zero. Tanti di voi già la conoscono. Stracciatela. Buttatela via. Fate che non la conoscete. Non siate condizionati. Se la meditazione vi condiziona, cazzo. Scusate, ma è proprio la parola giusta. Non può essere. Ok? C'è qualcosa che non va. Bene. Tenetelo presente, ci vuole proprio la parola cazzo, perché però rende l'idea. Non ti può condizionare la meditazione, deve decondizionare. Ora, quando finiremo a discesa zero, non chiacchiererò più, io sono un grande chiacchierone, e me ne andrò via. Voi potrete rimanere distesi, seduti per un po', se avete voglia poi di stare soli, rimanete soli. Quanto, tutto il tempo che vi va, assolutamente. Se avete voglia di farvi un bagno, benissimo, fatevi un bagno mistico. Ah, attenzione a non affondare giù senza accorgervi. State proprio spaparanzati, godetevi tutto. Ma se avete voglia, concedetevi il lusso di stare un po' da soli. Questo è importantissimo. Sulla scogliera, di destra a sinistra, in riva al mare, in mare, dentro l'acqua, in piscina, dove vi va. Questo è importante. Abbiate un po' di spazio per voi, da soli. Alle stasera, alle 7:30, Paolo, ci vediamo qui, anzi, vi vedete qui, e fai Nei Kung. Vorrei... Paolo vi porterà avanti sul Nei Kung, in tanti altri esercizi di Nei Kung, non tantissimi, Mabu e questi qui anche. E una mezz'ora, non tanto, ok? Un incontro un po' veloce. Oggi non abbiamo quello dopo cena, invece da domani in poi avremo anche quello dopo cena. Da domani anche in poi avremo diversi incontri qua in Pineta. Delle sere, chi di voi vuole, potrà fare Tai Chi. E magari ci sarà Yosef che farà fare un po' di Tai Chi. Chen. E anche delle sere ci sarà anche Paolo, anche Orazio, Wing Chun, che faranno un po' di Kung Fu, per chi vuole. Ovviamente questo è aperto, magari un giorno una cosa e un giorno l'altra. Poi magari ci sarà anche Akasha. Poi come? Se vuoi. Da domani. Benissimo, benissimo.
E insomma, poi vedrete come la cosa si svolgerà. E poi in genere avremo l'incontro serale, con le candele, senza dare fuoco alla pineta, possibilmente. Stasera però no. Alle 7:30 qui. Ve lo dico perché poi vado via e non parleremo più, anche per un po'. Come? Stasera, alle 7:30. Ok? Poi direttamente domani alle 8:30 in spiaggia. Ricordatevelo questo. Dopo cena non ci si vede stasera. L'ho detto abbastanza volte, penso. Giorgio, senti, se puoi dire al musicale di... Questo lo fanno da loro. Di alzare tutto, perché qui ti senti pochissimo. Sì, sì, sì. Loro a volte si assistiscono, sappiamo questo. Ma lo sentono loro quando è il momento. Lo so. Bene, ora giù di stessi. Spendi qualche istante per metterti comodo, anche non in cerchio, anche dentro il cerchio, come vuoi. Se hai una fetta di sole in faccia e ti dà fastidio, spendi un istante per metterti comodo. Questo momento ti bacerò, ma vabbè. Beh, io tanto non ci farò. C'è pure tromba vicino. Paura. Se non mi sentite molto, venite più vicini. Anche chi vuole. Io penso che mi sentiate. Velocissimo. Chi di voi vuole allo sgabellino può stare anche seduto. Io però vi consiglio anche di stesi. Intanto, prima di iniziare, chi è steso, fatevi un po' di Neigung per le anche. Muovete un po' le anche, come già sapete, abbinato a un respiro, a un suono, come vi gira? Tira e spingi con le anche, una giù, una su, spingi al massimo. Ancora qualche ciclo. E torniamo. Ora smettila di spingere e di fare. Le mani, se vuoi, possono appoggiare sull'addome, l'una sopra l'altra. O se vuoi, se sei più comodo, lungo il corpo, ma non incrociate. Le gambe neanche accavallate e distese, non piegate. Mettiti comodo, mettiti comoda. Abbiamo una naturale attitudine alla sofferenza. E la meditazione insegna un po' a superarla, quell'attitudine. Devi stare a tuo agio, devi stare comodo, comoda. E da qui, prendi a forzare il respiro. Prendo aria dal naso. Espiro dalla bocca. Spingi il respiro, spingilo, adesso fatica, spingi il respiro. Ora smetti di forzare il respiro. Ora lascialo andare. Rilassa il diaframma, rilassa la pancia che nella respirazione. Lascia che la respirazione non sia più la tua. Semplicemente non te ne preoccupare più. Semplicemente dimenticatene.
e da qui, con tenerezza, con delicatezza, porta l'attenzione a tutti i suoni intorno a te. E ascolta. Il vento, le cicale più calme. Qualcuno si muove, virgola rosicchia una pigna, ascolta. Ascolta i suoni intorno a te come se fossero un concerto. Conceditelo, permettitelo. Non etichettare, non studiare i suoni intorno a te, semplicemente diventa ricettivo e lasciali entrare. Per un po' lascia che ci sia soltanto l'ascolto, come se tutto il tuo essere fosse puro ascolto. Suoni, voci, rumori, non ti opporre a nulla, apriti a ogni cosa e lasciala entrare. E da qui scendi con la tua attenzione nella mano destra. Percepisci nelle dita il contatto col corpo, col terreno. Lascia che esista solo la mano destra adesso. Non pensarla, sentila. Osserva la mano destra, diventane consapevole e ricorda, consapevolezza e rilassamento sono tutt'uno. Osservando la mano destra, la vedrai rilassarsi, divenire più morbida, divenire più pesante. La mia mano destra si libera di tutte le tensioni, quasi le tensioni si sciogliessero come neve al sole.
sposta la tua attenzione lungo il braccio destro, fino al gomito. E metti nel fuoco della tua attenzione l'avambraccio destro. Sentilo, percepiscilo. Senti il contatto col terreno, col corpo. Senti le fibre muscolari dell'avambraccio, senti nella pelle, senti nelle ossa addirittura. Il mio avambraccio destro viene morbido e pesante. Osservalo. E ancora sali con la tua attenzione fino alla spalla destra. Dedica la tua attenzione solo al braccio destro. Osservalo, senti nella posizione, il contatto col corpo o col terreno, il contatto con l'aria o con l'abito. Il mio braccio destro viene morbido, sciolto, pesante. Osservalo. E ancora, sposta il fuoco della tua attenzione alla spalla destra. Osservala. Sentila completamente abbandonata e rilassata giù al terreno, senza trattenerla con i muscoli. Osserva la spalla destra abbandonarsi, rilassarsi, divenire priva di qualsiasi tensione interna. E ancora, porta l'attenzione esposta alla cervicale, ai piccoli infiniti muscoli del collo e anche qui senti quiete, abbandono, rilassamento. È come se il collo rilassandosi divenisse più lungo. La mia cervicale, il mio collo si rilassano. Si sciolgono, si arrendono. E ancora, sposta la tua attenzione alla spalla sinistra. E per qualche istante lascia che esista solo la spalla sinistra. Percepisci nella posizione, il contatto col terreno, con l'abito, con l'aria. E osservala divenire più sciolta,
più rilassata. La mia spalla sinistra diviene pesante e sciolta. E ancora, scendi lungo il braccio sinistro fino al gomito. E metti nel fuoco dell'attenzione questa parte del corpo. Osserva il braccio sinistro divenire pesante, spoglio di qualsiasi tensione. Osserva la muscolatura del braccio arrendersi completamente e rilassarsi. E ancora scendi dal gomito fino al polso lungo l'avambraccio sinistro. E anche qui osserva. Osserva l'avambraccio sinistro come non fosse il tuo. Contatto col terreno, col corpo, con l'abito o con l'aria. Il mio avambraccio sinistro diviene morbido e pesante, sciolto e abbandonato. E infine scendi alla mano sinistra. Percepisci nelle dita la posizione, il contatto col corpo, con l'altra mano o col terreno. E osserva la mano sinistra divenire morbida e pesante. Sciolta, arresa. Ora osserva le braccia, il collo, le spalle e le mani insieme. Percepisci questo anello di rilassamento contemporaneamente. Come quando lanci un sasso in uno stagno, osservi le onde propagarsi in tutto lo stagno. Da questo anello osserva il rilassamento propagarsi all'intero corpo. Le braccia, il busto, la testa. L'intero corpo si arrende e si rilassa. Osserva l'intero corpo divenire talmente pesante da sprofondare nel terreno. E lascia che accada, non ti opporre.
guarda il corpo sprofondare nel terreno, come se il terreno fosse un enorme materasso che cede, nel quale tu sprofondi giù, dentro. Il cuore rallenta. Ogni parte del corpo diviene arresa. Rilassata. Semplicemente quieta. E da qui, delicatissimamente, con tenerezza, con attenzione, osserva il respiro. Osservalo come non fosse il tuo respiro. Non cambiarne il ritmo, non interferire. Semplicemente guardalo come guardi il canto delle cicale. Osserva il respiro, osserva il suo andare, osserva il suo venire, come fosse un'onda sul bagnasciuga che va e viene. E osservandolo, lascia che anche l'emotività si quieti, l'interiorità. Sempre più arreso, sempre più pesante. Osserva, lascia accadere la quiete, la pace, la rendevolezza. Ora scenderemo dei gradini, andando sempre più giù. Scendendo questi gradini, lascia che tutto rimanga in superficie mentre tu scendi nel profondo. Pensieri, emozioni. Scendendo giù, lascia che tutto si allontani. Dieci. Nove. Scendi giù. Otto. Lascia che tutto si allontani. Sette. Sei. Tutto diviene distante. 5.
4. Tutto ti viene distante. Tre. Due. Uno. Zero. Lascia spazio al niente, alla quiete, a non fare nulla. Tutt'uno con le cicale, tutt'uno col vento, tutt'uno con le cornacchie. In me, silenzio.
lentamente, riporta l'attenzione al corpo. Risenti pian piano il tuo contenitore fisico, l'albergo che ti ospita qui sulla terra. Risenti le braccia, le gambe, le mani, i piedi, la testa, il busto. Fai un inspiro profondo dal naso. E ispira dalla bocca. Delicatamente muovi le dita delle mani e dei piedi. Pian piano, senza alcuna fretta. Quando lo senti, muovi le braccia e le gambe, stiracchiati, sbadiglia, tranquillamente. Se vuoi, puoi stare un po' disteso con gli occhi aperti a guardare gli alberi, come da bambino lo facevi spesso. Stai così per tutto il tempo che ti va. Stiracchiati, ruota su un fianco, fai proprio come un bambino, tranquillamente. Stasera, se lo senti e se ti va dopo il Neikung, vatti a godere il tramonto in silenzio. È un lusso, goditelo.